Parla il compagno Andrea Montella della versione andata in classe. Si prepara a parlare il compagno Leonardo. Sarò velocissimo. Allora, lo sforzo che abbiamo fatto noi con questo documento, queste nostre tesi, ha una caratterizzazione di aver focalizzato tutta una serie di punti che vanno ulteriormente sviluppati. Il contributo che c'è stato da parte dei compagni verrà preso diciamo, a integrazione, diciamo, questo nostro lavoro. E secondo me questo è il metodo corretto per lavorare anche, perché appunto bisogna dare spazio alle tesi, diciamo, di ognuno, no? Perché noi lavoriamo e siamo forti quando collegialmente riusciamo a produrre un'analisi sempre più dettagliata della nostra situazione. E oggi devo dire che la discussione è andata in questa direzione. Però c'è un problema che è stato sollevato nelle tesi, che deve essere diventare patrimonio dei comunisti, che è stata la battaglia che fece Marx nei confronti di Mazzini e Bakunin, che fece Lenin nei confronti dei comunisti francesi, che fece Togliatti quando introdusse nella Costituzione il famoso articolo 18 contro le società segrete. Perché dico questo? Perché in tutta la sinistra storica, estrema o anche quella ufficiale, è stato poco considerato questo lavoro. Lo stesso Gramsci, l'unico intervento che fa in Parlamento, parla di questa organizzazione settaria, del metodo settario che ha la borghesia di lavorare. Allora, bisogna capire come funziona il rapporto che c'è tra questa organizzazione settaria e la dittatura della borghesia. Sono strettamente connessi. Noi viviamo, diciamo, è una democrazia formale, no? E non sostanziale. Perché è formale? Perché esiste appunto uno stato parallelo a quello evidente, perché la borghesia ha capito che per riuscire, dai gesuiti l'ha capito, cioè i maestri di questa tecnica sono stati i gesuiti, ha capito la borghesia che quel metodo funzionava e che bisognava partire da lì per riuscire ad avere l'egemonia in tutte le società, che dove la borghesia voleva arrivare. Per fare questo ha costruito questo mondo parallelo fatto di logge, e a Pisa ce ne sono 12, che, tra cui una si riunisce in un palazzo che porta il mio cognome, porca miseria, i Montel, no? Che sono una vecchia famiglia ebraica, no? Guarda caso, no? A Pisa ci sono staffari. Allora, queste, tramite queste società diciamo segrete si realizza appunto questo doppio stato che si muove parallelamente, che trasversalmente agisce in tutte le formazioni politiche e canalizza tutte, diciamo, tutta la società verso gli obiettivi di fondo che vuole raggiungere il capitale. Questo metodo è basato su una gerarchia di stampo militare. Infatti non è la Compagnia di Gesù, da dove prendono, è una compagnia di stampo militare, e viene trasferito nella borghesia. La borghesia attua questa cosa e lo fa in modo spietato. Chi non esegue le indicazioni generali, chi non lavora per ricondurre tutto all'indirizzo previsto, viene eliminato fisicamente. Cioè, vi ricordate la vicenda Calvi, no? La morte di Roberto Calvi, il presidente del Banco Ambrosiano? Perché è stato eliminato? Per una serie di ragioni, ma una in particolare. È stato il tramite, no, economico per far avere, durante lo scontro per le Falklands, no, i missili Exocet, no, agli argentini, che abbatterono gli aeroplani inglesi. Questa cosa a lui è costata la vita, perché dentro queste strutture esiste la dittatura vera della borghesia, dei gruppi dominanti della borghesia, che appunto non può permettersi, no, di tergiversare sulle questioni. Tanto è vero che anche l'eliminazione dei capi di Stato, degli stati borghesi, no, diciamo non socialisti o di transizione, sono fatti con la stessa tecnica, perché questi capi di Stato appartengono e sono disubbidienti rispetto alla gerarchia. Allora, noi come comunisti vogliamo liberare il mondo da questo modo di fare politica e di intendere i rapporti umani. Ci abbiamo un compito immane davanti,
perché sappiamo che la borghesia fa della guerra una delle sue regole, diciamo, fondamentali, no? C'è stata la descrizione di Manlio molto chiara su, infatti sulla nostra tessera di quest'anno abbiamo messo delle lettere e parole d'ordine del Partito Comunista, che però hanno una validità, no? E un'attinenza rispetto all'oggi, sono fondamentali. Costituzione. No? Cioè, una vecchia tessera del 56, PC, dice Costituzione, diritti del lavoro e la pace. Sono i tre obiettivi fondamentali che come sezioni ci poniamo, perché ci rendiamo conto che sono ancora oggi elemento dirimente e con capacità di aggregazione, perché su queste parole d'ordine, insomma, il proletariato in generale e chi diciamo, oggi è anche disoccupato ha un problema reale da risolvere e quindi rientra anche nei suoi ragionamenti generali. Il problema secondo me appunto è questo: riuscire in tempi poi non biblici a diffondere questa percezione di questa falsa democrazia, perché non è un caso che tutti i modelli dove si è realizzata in modo compiuto la dinamica setta, no? Massonica e lo Stato, diciamo, e l'andamento dello Stato borghese avviene tramite, e lo fanno in modo parallelo, che in tutti gli stati che diciamo, sia dove sono caduti determinati regimi, sia dove sono state aperte, diciamo, delle finte democrazie, hanno tutti lo stesso metodo elettorale. Tutti quanti fanno riferimento al sistema, tranne la Cina e altri stati come il Vietnam, fanno riferimento al sistema proporzionale. Tutti gli altri fanno riferimento maggioritario. Cioè al maggioritario. La Cina, il Comune Bello, fa al sistema proporzionale. E tutti quelli che avevano il sistema proporzionale in questi decenni sono stati attaccati per far sparire questa cosa, utilizzando tutti i metodi. Guardate caso, in Italia, come in Siria adesso, compagnia bella, no? Che cosa hanno usato? Che cosa c'è stato come elemento scatenante per queste guerre civili, per far saltare questi meccanismi elettorali che erano più funzionali ai nostri bisogni come proletari? Hanno usato il terrorismo in tutte le varie forme. Non c'è, adesso addirittura col fatto che devono smembrare l'Europa, guardate come anche l'Europa i fenomeni terroristici spuntano, no? Nelle varie città e sono secondo me parte integrante della lotta dell'imperialismo americano, no? Statunitense nei confronti, perché è sbagliato dire americano, che è l'imperialismo statunitense, devo specificarlo meglio, no? Cioè anche nei confronti dell'Europa. Io sono convinto, non ho le prove materiali, però le dinamiche che ho visto nel mondo in questi anni portano a questa conclusione. Quello che è avvenuto in Francia, quello che sta avvenendo in giro per l'Europa, dove ci sono questi vari fenomeni terroristici, sono frutto appunto dell'azione degli apparati come il Confose che abbiamo qui a Pisa, la base americana, statunitense, quindi Canderli, che è stata definita appunto da storici, da magistrati, come la scuola, l'università del terrorismo nel nostro paese. Queste strutture sul territorio ti impediscono appunto di avere anche quella protezione nazionale di quel diritto, no? Internazionale riconosciuto che fa della tua nazione un'entità autonoma. No, è finita quest'epoca dell'autonomia nazionale in Europa. Qui bisogna ricominciare a capire che dobbiamo aprire un fronte di lotta per una nuova liberazione, perché oggi questo problema ce l'hanno in Francia, ce l'abbiamo in Italia, ce l'hanno in Germania, ce l'hanno dappertutto, perché purtroppo le strutture che allora noi abbiamo scoperto essere la Gladio o compagnia bella sono strutture reali che si sono sviluppate in questa realtà italiana, proprio con la caduta che c'è stato appunto del sistema proporzionale, dove nel Parlamento per fare certe cose le devono fare in modo nascosto, adesso le fanno in modo palese. Cioè il fatto che non c'è più un'opposizione dentro il Parlamento e nella società permette a questi qua palesemente di ristrutturare tutto l'apparato militare, far arrivare le bombe atomiche che vuole, e non c'è un'opposizione reale. Per di più questo è una responsabilità anche nostra, perché queste cose a sinistra sono sempre state, come si dice, sempre di meno portate avanti. E quindi ecco perché è importante oggi
saldare tutti questi nostri ragionamenti con una buona informazione e utilizzare tutti gli strumenti Pandora TV, Iskra e via di seguito, perché bisogna creare proprio da parte nostra, avere la capacità di essere protagonisti di tutte queste cose, comprese le questioni ambientali, su cui però bisogna dare delle responsabilità precise, e noi nelle nostre tesi abbiamo dato i numeri esatti di quale classe sociale è responsabile, diciamo, dell'inquinamento. E questa cosa, secondo me, deve essere una pratica costante, sapere identificare di volta in volta di chi è la responsabilità, perché se si parla di umanità in generale, ci siamo dentro tutti, poi c'è qualcuno che comanda e qualcuno che subisce. Grazie. Chiamo il compagno Leonardo. Cribbio! Cribbio! Innanzitutto grazie per averci invitato, sono Gerardo Cribbio, segretario della sezione Luca Rossi di Affori, quartiere nord del nord di Milano, e mi è piaciuto molto questo congresso, anche perché penso che gli interventi siano stati molto interessanti, e penso che al contrario di quello che accade in tante altre guerra imperialista. Io non voglio dilungarmi tanto, voglio fare degli esempi che riguardano la mia città. La mia città ha perso il 30% del tessuto industriale negli ultimi anni. Io penso che come comunisti sia necessario rilanciare un piano industriale, mettere all'interno di un proprio controllo d'ordine chiare la questione del lavoro, quindi del rilancio industriale. Ed è, deve essere collegata, a mio avviso, alla questione che a Milano si chiama PGT, piano di governo del territorio, però non so se qui si chiama in modo diverso, comunque piano regolatore, che i comuni, modificandolo negli ultimi anni, hanno permesso che dall'industria si passasse alla speculazione finanziaria. Quindi c'è il mondo del lavoro, il lavoro viene distrutto, l'economia reale viene distrutta e faccia speculazione finanziaria poi. Io penso che questa qui potrebbe essere una battaglia in grado di far intercettare le persone, perché ti stai ponendo dinanzi a un fatto concreto, tangibile sulla loro stessa esistenza, sulla loro stessa vita. E potrebbe essere un'occasione che ci può permettere di riaggregare ciò che abbiamo perso negli ultimi anni, a causa di dirigenze, a mio avviso, ridicole, che hanno portato i comunisti alla situazione in cui siamo adesso, tutti i partiti, compreso quello di cui faccio parte. Penso che sia necessario che un partito comunista sia legato alla classe di riferimento, e penso che sia necessario quindi che all'interno delle varie sezioni, dei vari circoli, chiamiamoli come vogliamo, ci siano dei momenti in cui la classe, i lavoratori delle periferie, i disoccupati, i giovani possono avere un momento di confronto e anche di supporto. Porto l'esempio del nostro circolo in cui abbiamo avviato lo sportello lavoro Scintilla, il ragazzo là dietro con gli occhiali è il responsabile, anche se si nasconde, Federico, però il cognome non lo vogliamo dire, che è meglio. E questo ci ha permesso di entrare in contatto con i lavoratori, con i giovani, cioè ogni settimana vengono giovani e usufruiscono del servizio e capiscono che cosa sono i comunisti veramente, e non sono quelli che hanno spacciato i media negli ultimi anni con Bertinotti che faceva le sfilate cardevalesche, ma sono coloro che si occupano dei problemi reali delle persone. L'altra questione importante, ovviamente è già stata detta in maniera esaustiva dagli interventi precedenti, in particolare da Mario Di Nucci, riguarda la questione della guerra. Allora, bisogna anche capire noi che paese siamo, secondo me. Siamo un paese sì imperialista, ma subimperialista. Bisogna, a mio avviso, magari qui sbaglio, magari no, l'Italia di fatto si è comportata negli ultimi anni come un paese colonizzato, sì, cioè la guerra in Libia sta lì a dimostrarlo,
Cioè adesso non ho i dati alla mano, però si è fatta la guerra contro interessi imperiali, sono fatte la guerra contro i loro stessi interessi borghesi, cioè una cosa fuori dal mondo. E questo deve farci riflettere molto, farci riflettere e essere anche conseguenti. Penso che sia necessario in Italia avviare dei fronti più ampi con il populismo idiota e esterni. Significa essere a contatto con le persone, con coloro che hanno bisogno dei comunisti, perché la loro condizione di classe, la loro condizione materiale deve per forza di cose cambiare, e questo cambiamento lo possono fare soltanto i comunisti. Grazie. Grazie. Anche perché dobbiamo lasciare la sala, altrimenti magari questo intervento si risolverebbe anche per quello fare. Sono molto contento di come si è svolto la guerra, alle macchine, insomma all'inquinamento, quindi insomma abbiamo avuto un ampio ventaglio di argomenti. A me tocca un attimino riunire le fila. Noi siamo una sezione, no? Cioè, molti hanno posto, un compagno Simone, ha messo in luce la difficoltà di creare un partito comunista, perché c'è molta disgregazione, i tempi non sono maturi. I tempi sono sempre maturi per un partito comunista, i tempi sono sempre maturi quando comunque c'è una classe di sfruttati, quando una classe di sfruttati che supera l'80% della popolazione mondiale. Quindi il presupposto c'è sempre, anzi più oggi che in passato, perché comunque c'è questa parabola che sta ritornando, cioè a livello di lavoro stiamo ritornando all'800, c'è il job act, diciamo una redefinizione del lavoro ottimo, quindi insomma voglio dire, alla fine eccoci, i presupposti ci stanno. È l'azione che in qualche modo manca, perché non è perentoria e perché comunque si utilizzano strumenti o vie sbagliate, no? Noi ecco, siamo una sezione comunista, no? E questo fatto di essere una sezione comunista dà un pochettino la chiave di quello che deve essere il percorso. Cioè è meglio avere tante sezioni comuniste, no? Sezioni comuniste, e paradossalmente nessun partito comunista, piuttosto che avere tanti partiti comunisti e pochissime sezioni, perché poi voglio dire, qua i partiti comunisti che nascono, cioè Rifondazione chiude le sezioni, a Pisa voglio dire, quante sezioni ci sono? Una, due, insomma, che dopo qualche modo lo fanno. Io quando sono venuto a Pisa le sezioni erano una decina ed erano, c'erano molti iscritti, insomma, sono passati 10 anni, 12, mica sono passati 100 anni, quindi insomma ci sono state degli sbagli da parte della dirigenza. Lo stesso vale per gli altri partiti, il PCI dice che fa sezioni, ma le tiene chiuse, cioè ma le tiene chiuse oltre che non hanno, diciamo, la sezione fisica, ma anche come spazio di riunione è chiuso. Cioè oggi dice che hanno organizzato anche un'iniziativa, insomma non ne organizzano mai, lo organizzano proprio oggi che avevamo noi là il congresso. No, è una battuta, penso che non sia così, però voglio dire, insomma, momento per rivedersi, invece ognuno fa la sua cosa. Quindi ritornando, è una questione gramsciana a cui ci colleghiamo, quindi il fatto di avere delle sezioni sparse del territorio, cioè sezioni che servono da cellule per poi sperimentare la democrazia rappresentativa e per costituire il partito comunista. Oggi non possiamo fare prima il partito e poi le sezioni. Io penso, e noi abbiamo avuto, diciamo, questa aspirazione, abbiamo individuato questo metodo. Cioè voglio dire, partire dal basso significa aggregare la gente nei territori per discutere di socialità, per discutere di politica e portare determinate istanze attraverso il centralismo democratico poi ad un partito che sappia fare dialettica e sappia portare, voglio dire, determinate istanze, diciamo, in luoghi più ampi come può essere, diciamo, il Parlamento o un Parlamento che funzioni e in altre istanze consiliari. Quindi è molto fondamentale, senza avere un radicamento nel territorio non si può pensare di fare un partito comunista. Per questo poi ti trovi comunisti italiani e altri che pretendono di avere una rendita di posizione perché sono partito.
Come sono partito? Cioè, come dire, tra noi e Milano abbiamo quasi più sezione del PDC, voglio dire, partito di che? Di cosa? Cioè, volete una rendita in base a che cosa? Cioè, per voler portare avanti quelli che sono gli interessi di una burocrazia. Uno che è come si sente comunista, quello che ha a cuore è quello di costruire uno strumento che sia utile alla classe proletaria, agli operai, di poter diventare protagonisti. Non deve interessare il fatto che un dirigente è meglio di un altro, comunque una certa storia, quindi conseguentemente è meglio di un altro compagno, perché questo sarebbe anticomunismo già, insomma, già in partenza. Quindi cioè, invito tutti quanti, e la maggior parte di voi anche all'interno di Rifondazione lo fa, perché comunque ci sono, diciamo, circoli che di fatto sono quasi sezioni in luce di un futuro partito comunista, di continuare questo tipo di lavoro nei territori, perché una volta che si hanno tanti referenti in tanti, diciamo, parlando dell'Italia, anche se la questione del partito comunista deve andare oltre e inglobare l'Europa stessa, perché voglio dire anche la lotta di classe, come diceva Berlinguer, va portata in Europa, i confini si sono in qualche modo disgregati e dobbiamo utilizzare questa cosa proprio come ad uso e consumo della classe proletaria. Quindi i tempi ci sono le casematte che vanno costituite per costituire un partito comunista, ma lo ribadisco, per la questione della democrazia partecipativa. Negli ultimi vent'anni, cioè come negli ultimi vent'anni, tutti i movimenti si sono movimento altermondista, non so come lo volete, sono riempiti la bocca, ma democrazia partecipativa, come se avessero scoperto l'uovo di Colombo. Ma i comunisti, i soviet, sono consigli che possono avere poi tante forme. In Italia quei consigli, come diceva Gramsci, diciamo, sono i consigli dei lavoratori, i consigli di fabbrica, per questo te l'hanno tolto. Perché quella è una forma di democrazia partecipativa, i consigli di sanità, i consigli territoriali, i consigli anche scolastici, voglio dire, ecco, questa è la forma, diciamo, che porta la partecipazione vera delle persone, e anche le sezioni comuniste sono in nuce, no? Fanno parte di questo concetto. Una sezione comunista deve essere, come dire, in piccolo un parlamento dove portare determinate istanze e poi raccordarle a livello globale in un partito. Quindi voglio dire, la democrazia partecipativa è insita nel procedimento comunista. Il punto è che poi, insomma, nella storia, anche in Unione Sovietica, c'è stato, diciamo, il depotenziamento fino a portare i soviet ad essere, diciamo, delle strutture poco attive, insomma, e importanti. Però ecco, noi ne abbiamo nel nostro patrimonio. Quindi dobbiamo portarla avanti e dobbiamo portarla avanti e materializzarla attraverso la costituzione di sezioni comuniste che portino veramente, cioè, alla costituzione di un partito comunista. Pensare di farlo in forma burocratica, unendo, insomma, no? Unendo i vari partiti, e poi ognuno vuole la sua, insomma, mi sembra una cosa assurda, anche perché un comunista non pretende niente per sé, non pretende niente per la sua formazione, ma pretende che la classe proletaria diventi protagonista e non sia più schiacciata in un modo così assurdo e veramente terribile da parte della borghesia, che si è ormai, insomma, appare chiaro che sia una dittatura. Quando a noi comunisti ci dicono: voi siete per la dittatura del proletariato, cioè, voi la dittatura del proletariato a contrapporre la dittatura della borghesia, perché la dittatura del proletariato, quando si parla di dittatura, la cosa bella è che le dittature solitamente sono state fatte da una persona, vabbè, poi c'era un comitato e roba dietro, però da una persona, due persone, tre, quattro colonnelli, cinque marescialli e roba là. Ma il numero era sempre poco. Noi vogliamo la dittatura di una classe intera, cioè del 90% della popolazione. Quindi non è la stessa cosa.
cioè è una dittatura che vuole stigmatizzare il fatto che adesso è una classe minoritaria ad avere il potere, la dittatura della borghesia. Noi invece contrapponiamo la dittatura della stragrande maggioranza, cioè il potere in mano ad una classe. Basterebbe già questo, dare attraverso anche la democrazia parlamentare il potere realmente ai proletari, per avere già fatto, come dire, tre quarti di passi verso il socialismo. Bravo. Quindi è inutile chiuderci verso dogmatismi e comunque formule stantie che vorrebbero riproporre rivoluzioni col copia e incolla, come dice Rizzo. No, la via nazionale è un'eresia, non va bene, perché bisogna fare la rivoluzione come l'hanno fatta in Russia. Va bene, tanto, cioè, il clima cambia, piuttosto, però invece che riscaldarsi, invece che raffreddarsi, si riscalda. Quindi voglio dire, dovrebbe andare indietro per avere lo stesso clima della Russia, perché altrimenti la rivoluzione non la possiamo fare. Fa troppo caldo qua in Italia. E anche perché poi vogliamo vedere, cioè, le rivoluzioni comuniste, proprio perché il comunismo è materialismo dialettico, prende, come diceva Lenin, noi il socialismo lo facciamo con l'eredità che ci lascia il capitalismo, mica ce lo possiamo inventare. Certo. Mica facciamo una cosa nuova, insomma. E quindi ogni rivoluzione ha una sua storia. Possiamo dire che la rivoluzione cubana è uguale a quella cinese, che è più bella, che è più brutta. No. Possiamo dire che la rivoluzione in Vietnam è uguale a quella russa, no? Perché ci sono delle condizioni nazionali, culturali, che Gramsci ha messo benissimo in evidenza, e che comunque Togliatti e Berlinguer e Longo hanno comunque portato avanti, riformulandola a quella che era la situazione contingente, soprattutto quella che è venuta dopo, cioè che è venuta dopo il dopoguerra. Quindi, se si dice che il Partito Comunista non era un partito comunista ma socialdemocratico, si dice una grande falsità, perché comunque un partito comunista che ha fatto progredire i lavoratori fino a diventare veramente lo spauracchio della borghesia in un modo veramente perentorio, non si può assolutamente dire che questo partito non avesse a cuore diciamo un miglioramento della classe di riferimento. Il PC è un partito comunista perché il PC era il partito dei lavoratori, e questo non si è più avuto dalla fine del PC. Per chiudere, perché ormai anzi sono andato molto 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 lungo, diciamo che oltre alla questione gramsciana, cioè, un'altra cosa molto, molto importante alla fine è la questione di come porci nei confronti di quelli che sono, diciamo, gli interrogativi più stringenti, che sono, come si è detto più volte, l'ultimo intervento l'ha ancora di più puntualizzato, il fatto del lavoro. Un partito comunista non può prescindere dalla questione lavorativa, no? Un partito comunista non può prescindere dalla questione della pace. La rivoluzione bolscevica si è basata sulla pace e sul lavoro. Senza la questione della pace non avremmo avuto la più grande rivoluzione della storia. Quindi, ecco, è inutile riempire l'agenda di tante cose da fare o di tante cose belle, insomma. Quando, voglio dire, i punti principali sono due. Se si riuscisse, ecco, a muoversi e portare avanti questi diciamo tre punti principali, insomma, cercando di risolvere la condizione del proletariato, io penso che si assolverebbe il compito, un compito universale, il compito di un miglioramento per tutti.